Torre Grande il giorno dopo. La borgata marina è stata profondamente ferita dall'ondata di maltempo che l'ha colpita ieri. Qui siamo all'esterno di uno dei chioschi che si affaccia sul lungomare. Come potete vedere, è devastazione ovunque. Questo è quel che rimane dei tavolini, delle sedie, delle poltroncine, insomma, che stavano all'esterno del locale. Purtroppo molti proprietari non hanno fatto in tempo a prevenire la mareggiata e a portare via le loro cose. Anche le forze dell'ordine da stamattina presto, vigili urbani, polizia, carabinieri, stanno effettuando sopralluoghi per verificare lo stato delle cose. Steven Beach, uno degli stabilimenti balneari che si affacciano sul mare. Questo è quel che resta di questo stabilimento. Immagini che fanno davvero impressione. Un altro dei chioschi del lungomare, qui ci sono anche i titolari. Si fa già la conta dei danni? Non so neanche cosa tirano le furettine ancora. Che sentimento prevale il giorno dopo? Rabbia? Non mi incazzo, tanto è uguale. Perché io so le spese, poi il resto. Vi ha colto di sorpresa un po' questa? Non me l'aspettavate? Un po' di allertamento del comune, qualcosa del genere, arriva un onda grande, cioè fa una burrasca invece che acqua e basta, un vento, cioè. Non so se mi spiego. Sì, non siete stati avvisati. Neanche assistenza, non è passato uno a vedere, oh, ma cosa serve qualcosa per mettere in sicurezza? Cioè, neanche aiutano con le strade, neanche aiutano con le, si vede, no, è una vita così, e ancora non sono mai intervenuti, perdite ad ogni avanti. Nella passeggiata l'asfalto non si vede più, è praticamente trasformato in uno specchio d'acqua. Qua siamo fuori da uno dei locali più famosi della movida oristanese durante la stagione estiva. Questo è il Beach Bar, quel che resta anzi del Beach Bar, perché come si può vedere è uno scempio totale. Divanetti accatastati l'uno sopra l'altro, sedie. Quel che resta del Bow Beach, la struttura che d'estate accoglie i cani, è una piscina a cielo aperto. Una delle strutture dove si registra il maggior via vai di persone è il porticciolo turistico di Torre Grande, dove però fortunatamente non si sono registrati danni importanti alle barche ormeggiate.